L'FNP90 è una PDV, o Personal Defense Weapons. Ideata dalla FN Erste nell'86 in Belgio, nasce con l'obiettivo di creare un'arma ideale per tutti quei soldati che non disponevano di armamento portatile, come operatori di carri armati o addetti all'artiglieria. Le pistole mitragliatrici di quegli anni, infatti, non erano per nulla efficaci contro i giubbotti antiproiettile. Fu la NATO stessa che richiese la progettazione di un nuovo calibro che potesse sostituire il 9x19mm Parabellum, e di conseguenza le armi funzionanti con esso. La FN si mise subito al lavoro e progettò un nuovo calibro, similare ad una versione ridotta del 5.56x45mm. Nacque così il calibro 5.7x28mm, con proiettili ad alta velocità, ad alta precisione, in grado di percorrere lunghe distanze, ma soprattutto con un'alta penetrazione. Le richieste della NATO non si limitavano solo al calibro, ma ovviamente anche ad armi che potessero utilizzarlo. Serviva quindi una PDV precisa e letale, con una portata di circa 200 metri, e che servisse ai soldati come ultima risorsa per difendersi dal nemico, anche se fino a quel momento non esisteva ancora un'arma del genere. Ci pensò nuovamente la FN, avviando il progetto 9.0, che avrebbe dovuto dare alla luce un'arma piccola, leggera, ambidestra, con un ampio caricatore e facile da usare. L'arma che ne risultò fece la sua prima apparizione nel 1990, con il nome di FNP90, una PDV che utilizzava il calibro appena creato 5.7x28mm, costruita in polimeri resistenti agli impatti. Il P90 pesa solamente 2,6 kg scarico, misura 505mm e possiede una cadenza di fuoco di 900 colpi al minuto. Ma i primi particolari che saltano all'occhio quando lo si osserva sono la forma e la posizione dei caricatori. Posti sopra la canna, i caricatori del P90 sono composti di polimeri traslucidi e contengono 50 colpi posizionati in due file, il che fa di esso una particolare eccezione alla classica tecnologia bullpup, che normalmente li vede posti dietro al grilletto. La prima nazione a comprare il P90 fu l'Arabia Saudita. Ad oggi oltre 40 eserciti di diverse nazioni, tra cui anche l'Italia e unità d'elite, lo utilizzano per le loro missioni. Un pregio che vanta quest'arma, infatti, è che spesso viene utilizzata non come PDV, bensì come autentico fucile d'assalto, il che la rende estremamente versatile in qualsiasi situazione. Passiamo ora alla FNF2000, fucile d'assalto bullpup progettato nel 95 sempre dalla FN Erstal e funzionante con proiettili dal calibro 5.56x45mm NATO. La FN puntò, come per il P90, sulla comodità e sulla versatilità dell'arma, oltre che ovviamente sull'efficienza e letalità. La tecnologia bullpup dell'F2000 garantisce infatti una forma più compatta e maneggevole, assicurando una migliore precisione durante il fuoco automatico e riducendo notevolmente il rinculo. L'F2000 è costruito in polimero ultra resistente, esclusi percussore, molle e perni di fissaggio, il quale rimangono in metallo, pesa 3,6 kg scarico, misura 688mm e ha una cadenza di fuoco di 850 colpi al minuto. Il pulsante di rilascio del caricatore è situato su entrambi i lati dell'impugnatura e il sistema di rilascio è progettato in modo che il caricatore non esca dalla propria sede una volta sganciato, ma debba essere estratto manualmente. Inoltre, la sede della leva di armamento è sigillata in modo da evitare che polvere o corpi estranei vi entrino. Altra caratteristica molto importante dell'F2000 è l'eiezione di bossoli. Questi ultimi vengono espulsi attraverso un corridoio sul lato destro dell'arma, che termina nella parte frontale di essa. In questo modo i bossoli non vengono espulsi con violenza all'indietro, favorendo così un perfetto utilizzo ambidestro dell'arma, ed evitando l'espulsione di bossoli e gas vicino alla testa del tiratore, problema ricorrente in molte altre armi bullpup. Se cercate strumenti di morte in grado di soddisfarvi sia in ambienti stretti, sia sulle lunghe distanze, allora queste due armi sapranno fare al caso vostro. Precisione, letalità e comodità saranno dalla vostra parte contro il nemico, il quale dovrà procurarsi qualcosa di ben migliore di un semplice giubbotto antiproiettile. Grazie per la visione e alla prossima con Weapons of Battlefield.